Siamo all'ospedale Santa Maria Nuova insieme a Chiara Bartolini, che ci ha dilettato, vorrei dire, usare questo termine inconsueto per le visite, però siccome è stata una visita così straordinaria ed è anche un cameo interessantissimo all'interno di un progetto che si chiama Identità Italiana, Storia e Memoria delle Comunità, progetto che riguarda l'insegnamento alle nuove generazioni attraverso il cinema, trasferire le nostre esperienze e competenze. Devo dire che questa visita è stata straordinaria, di questo io ringrazio Chiara, non solo per le spiegazioni che ci ha dato a tutti noi, ma per il come ci sono state date. Quindi con questa enfasi di bellezza hai potuto spiegare opere memorabili che non sono utilizzabili dalla città, o perlomeno non tutti noi conoscevamo questo tesoro e questa ricchezza. Sì, noi siamo all'interno di un antico ospedale, uno dei più antichi ospedali al mondo, ancora in attività nel luogo di fondazione. È un ospedale quindi attivo e la difficoltà di poterlo visitare consiste nel fatto che è un ospedale che presta cure giornaliere, quindi l'unica modalità è quella delle visite guidate su prenotazione. Quindi si tratta di visite accompagnate che permettano di fare un'esperienza di questo luogo acquisendo nozioni sulla storia millenaria che questa istituzione racchiude in sé. Ecco. Quindi chi viene qua all'ospedale Santa Maria Nuova si fa un'esperienza museale, ma fa soprattutto un'esperienza di conoscenza che ci permette ancora oggi di raccontare appunto più di 7 secoli di storia. Io sono molto, molto felice di farlo perché raccontavo, offro un'esperienza e faccio anch'io un'esperienza al momento che racconto la storia di questo luogo. Quindi è una modalità per arricchirsi a vicenda. Grazie, l'abbiamo sentito. Volevo ringraziare chi è stato l'artefice di tutto questo oggi e soprattutto perché. Ho organizzato questa visita guidata con la dottoressa Chiara Bartolini in questo percorso magnifico di 700 anni di storia di questo ospedale. L'abbiamo fatto nel nome di una cara amica, perché noi tutti di questo gruppo ci siamo conosciuti tramite la nostra compianta Paola Crema, una grande scultrice con studio a Firenze e a Roma, ma che praticamente tutta la sua cultura l'ha imparata a Firenze, frequentando le scuole, eccetera. E in suo ricordo noi ci siamo riuniti oggi per visitare questo splendore. E il mio ringraziamento va a Chiara, perché il suo viaggio di 7 secoli in questo ospedale è stato stupendo. Grazie Chiara. Grazie a voi. Grazie.